Siamo con Davide Giacalone, presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. A che punto siamo con l'OpenGov in Italia anche dal punto di vista tecnologico? Ci sono esperienze positive che funzionano molto bene, ci sono esperienze di promozione con grande semplicità come Italia degli innovatori che funziona bene. Per quel che riguarda il grosso della materia, la cosa più importante non è tanto l'innovazione tecnologica quanto l'innovazione nel produrre questi dati e nel produrre prodotto servizi pubblici. È necessaria l'omogeneità dei dati di bilancio, e probabilmente con la pubblicità di quei dati si ottiene una grande capacità di risparmio o quantomeno di migliore spesa. Insomma, per quanto riguarda proprio il cuore del convegno, mito o realtà dal punto di vista proprio del concetto di OpenGov, Obama ha aperto gli archivi in America, in Italia quanto dovremmo aspettare per davvero parlare di OpenGov realizzato? Obama ha dei poteri negli Stati Uniti, bisogna trovare soggetti che abbiano uguali capacità e volontà in Italia, però a parte questo ritengo che mettere in concorrenza le amministrazioni nel senso della virtù, della pubblicizzazione e della trasparenza sia già una buona strada. Qualcuno può cominciare a farlo e farlo bene e subito. Faccio un esempio molto semplice. Se lei pensa che la sanità è organizzata a livello regionale, avere la disponibilità e la paragonabilità dei dati fra le diverse regioni nel momento in cui si va a dover definire i costi standard sarebbe già un grandissimo passo avanti. Prima di trasparenza, poi di efficienza. Comunque c'è ancora da aspettare. No, che altro c'è da lavorare? Se si aspetta e basta non succede niente. Grazie mille.